Signori miei, bentornati con la quarta parte di Dead Rising. Volevo farvi sapere al volo che alla fine ho recuperato il salvataggio precedente e sono andato a salvare la tipa, cioè era questa quella che ci mancava. No, questa era Ether. Che cazzo è l'altra? Oh mio Dio, non l'ho salvata, è tutto un incubo. No, è questa, Pamela Tompkins, quella questa qua. Questa stronza non l'avevo salvato. E praticamente era a fianco a questa cretina. Cioè, era poco più distante. La stavano massacrando gli zombie. Non me ne sono minimamente accorto. Magari qualcuno di voi se ne sarà pure accorto nel video. Però vabbè. Comunque l'ho recuperata. E vabbè, niente di che. Ho fatto tutto quello che ho fatto. Che vi ho fatto vedere nel video. Quindi tutti sono salvi al momento. Ce ne sono ancora parecchi da salvare. Ma non so cosa fare al momento. Perché. Allora, io tecnicamente c'ho l'orgoglio del fotografo, ma c'ho un casino di tempo, ma pure per questo c'ho un casino di tempo. Il problema, signori, è che con questo caso, non so in quanto è diviso, che vedete, questi erano di più. Perché se voglio fare le cose fatte bene, caso se io qua vedi qua è più allungato. Ok, quindi qua sono solo due tranche praticamente si può dire. Ora io vado a farmi un giro per i cazzacci miei ragazzuoli. Se trovo qualcosa ve la faccio vedere perché a quanto pare non tutti mi vengono segnalati i sopravvissuti. Alcuni li devo trovare per conto mio. Quindi vado a farmi un giro per vedere se trovo qualcuno e via. Siccome è un po' magari noioso, magari gironzolare senza meta, brutti stronzi. Ok, allora ho controllato tutto il cinema, a parte qualche poster da fotografare, decisamente tantissimi adepti. Praticamente non c'era nulla. Quindi continuo a dare un'occhiata in giro. Oltretutto, mi sono ricordato che dal tizio ho preso una chiave. Una chiave avevo preso da un tizio. Aspettate che ne approfitto e prendo qua. Dovrebbe esserci anche il suo macete, tecnicamente. Lo raccolgo. In teoria dovrebbe esserci il doppione del macete, no? Ma manco per il cazzo. È solo una volta il suo macete. Ma che. What the? Ah, ecco, vedi. Top. Sto macete è fortissimo. C'è Comunque, nessuno? devo andare dall'altra parte perché dovrei avere la chiave appunto di questo negozio chiuso. Non so onestamente cosa ci possiamo trovare dentro, però vi mostrerò a breve appena lo trovo. Oddio. Ehi. Ma porca merda. Oh, che succede? No, cazzo, sono finito nella zona dove non devo finire. E questo è male. È una gatta che miagola. È il momento di miagolare, ciccia. Bellissima sta canzone. C'è Ah! nessuno? Scusa, non ho sentito. Puoi ripetere, per favore? Questa canzone è bellissima. Un coglione. Bellissima sta canzone, me la ricordo. Minchia, ma se ne mette! Oh mio Dio! Ma l'ho ammazzata questa stronza! Sta stronza, ma che cazzo fa? Oddio! Guarda, non si picchia, te lo faccio vedere io. Ma che cazzo di manovra è quella? Ma sei serio? Ma ha ammazzato sta stronza? Adesso vedi. Faccio pelo e contropelo. C'è nessuno? Ho visto un uomo Ok, fottiti. anziano strano. Ho visto un uomo nel tedesco. Cioè, tutti adesso stanno arrivando. C'è chi in agguato. Guarda che roba. Bellissima sta canzone. Mi piace un casino. Oh, guarda quanto affetto. Deficiente. Urla, urla. Guarda, guarda. Dai, affettalo! Dai, coglione! Ma chi ti guarda il culo? Eh beh, adesso finisco il movimento Me Too, guarda che roba! Sei morto e non lo sai, coglione! Ma te me l'ho presa! Salta tu, salta che se no continua a colpirmi! Oh! Oddio, esplodo il fuoco correttamente. Sì, efficiente. Ehi, voglio solo parlare! Ma
Ascoltami, non voglio farti male. Dimmi cosa sai. Cosa sai di tutta questa storia? Sei un reporter. Lasciami stare. Non scapperò. Ora lasciami. Mi fai male. Cosa hai scoperto finora? Hai chiamato aiuto? Vacci piano, tesoro. Qui le domande le faccio io. Cos'è Santa Cabeça? E cosa c'entra con tutto questo? Gli zombie sono stati creati da voi, non da noi. È questo che Carlito vuole farvi capire. Chi? Se vuoi intervistare qualcuno, parla con Carlito. Lui ha tutte le risposte. Stai parlando di quel tizio che ha cercato di ammazzarci con un fucile, vero? Portami da lui. No. Non ora, è ferito. E non parlerà con nessuno. Lo porterò da te quando starà meglio. Chissà come mai è ferito, l'abbiamo massacrato noi. Dopotutto sono sua sorella. Dimmi perché dovrei fidarmi di te. Gli zombie sono un messaggio di Carlito. Vuole che tutti sappiano. Va bene. Vai. Quando tornerai? Tornerò a mezzanotte. Nel negozio vicino a quello delle macchine fotografiche a North Plaza. Mezzanotte. Non so quanto tempo abbiamo. Dovremmo potercela fare. Mi chiamo Isabella. E tornerò, te lo prometto. Per caso di cognome fa puta? Isabella puta. D'accordo, a mezzanotte, quindi vedi il caso si conclude. È già completato. Ok, allora a mezzanotte abbiamo un sacco di tempo. Ora, qua vabbè, fanculo il coso. Allora abbiamo questo, tanto è tardi. Questo è qui. What? È stato visto Entrance Plaza. Ok, quindi di sotto. Mentre il cecchino, ah, è qua. Sta tenendo sotto tiro. Ah, quindi ok, è collegata questa. Perfetto. Allora, tanto io sono al momento qua, no? Da qui tecnicamente dovrebbe esserci un negozio chiuso, non mi ricordo dove diavolo è. Che appunto era un negozio chiuso. Non mi ricordo dov'era. Cioè dov'era. Quindi dovrò prima trovarlo e poi vi mostro. Ma dov'era? Oh, qua c'è qualcuno. Ho beccato qualcuno, raga. Vedi. Ehi. Aiutatemi. Tanta roba. C'è nessuno? Oh. Calma, quel tipo non vi farà più del male. Sono qui per aiutarvi. Guardali. Davvero? Davvero? Allora, siamo salvi? Siete calmi, non salvi. Subito fuori da qui. Vi va una passeggiata? Dai, è così. Allora, il problema principale è che... Sì, vabbè, le armi le ho in realtà. Però se ho delle armi a loro non ho armi per me, però vabbè, andiamo. Andiamo! Spero che riescano a farsi strada anche... Grande. Come l'ha fatto la foto? Andiamo. Oh, 3 sopravvissuti. Andiamo. In una botta. Lo considero un successo, onestamente. Andiamo! Dai, muoviti, mi prendo un macete qua dentro al volo, perché sennò... Andiamo. Sono libero. Grazie, signora! Veramente, andiamo. Guardi! Picchia! Ma ha rifatto il naso, sta deficiente.
dicono che non c'è da faticare più di tanto, perché il coso è qua tecnicamente. Porto la cavetta, vi sono ricordato. Muovetevi! Allora, Paradise esplosa è qua vicino. Non vedo un cazzo di niente. Che fantastica roba. Però Paradise esplosa è qua. Quindi li porto al rifugio. Prima mi riprendo le armi, prima di portarli al rifugio e farli entrare dentro, mi riprendo le armi. E poi niente. E poi vado a prendere gli altri qui, quegli altri sventurati. E più che altro devo salvare quell'altro che è stato tiro dal cecchino, tutto il resto. Energia. Barbara, arco Giuda, lo sapevo che tanto una cretina rimaneva dietro. Dai, andiamo, quanto cazzo ti ci vuole? Cioè, ma sbaglio anche a tagliare le armi, perché rischiano di massacrarsi fra di loro? Sono talmente stupidi che manco le basi, veramente. Oh, entriamo. Guarda. Stavo di nuovo affettando. L'unico problema, sapete qual è? Lo sapete benissimo. Sono quelli... Ah, non ci sono. Sì, ci sono, e come? Con me! Andiamo. Ho capito che c'è poco tempo, però... Quelli li massacro. Ha visto li massacro. A parte mi danno parecchi punti. No, grazie, che hai detto? No, grazie. Thank you. Sì. Andiamo. Con me! Portate tutta la per tutte le auto nel parcheggio. Andiamo! Chi se ne frega la tua auto nel parcheggio? E cose utili, capito? La mia auto è nel parcheggio, siete dietro, ok? Ok. Con me! Guata! Allora, questi si fanno toccare anche qua, ne sono sicuro. Io voglio fare una piccola critica, no? Cioè, tu mi fai questa remastered cazzuta, col motore grafico nuovo, eccetera, però non mi migliori un attimino l'intelligenza artificiale. Cioè, non so fin dove si possono spingere con la remastered, ecco, cioè, se possono mettere mano comunque sia o meno a... Allora, ha fatto cadere l'arma, quel coglionazzo! E l'ho fatta cadere... Ma vai, dammi l'arma. Sì! E anche tu. Minchia, raga, non posso prendergli l'arma. Non ci credo, non ci credo! Dammi. Ti do qualcos'altro, che ne so, ci sarà qualcosa. Toh, fantastico, ti è. Chi è che c'ha l'arma mia più bella, toh? Tu, no, non me la dà più. Andiamo! Cioè, mi tengo sto doccino io, ma sei serio? No, non me la fa dare. Ma t'ho preso la pistola. Allora. Grazie mille. Andiamo. 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 Vabbè, sono vicini. Credo che vada. Scommetto okay. Che anche il tizio con il macete era un bravo uomo. Prima di tutto questo. Sì, guarda. Andava in chiesa ogni giorno. Scopava la moglie. Palpava i bambini. Proprio un uomo di vecchi tempi, guarda. C'è un bambino. Comunque. Cazzate a parte. Cacciate a parte, ok. Non vedevo l'ora di mangiarmi un cavolo. Allora. Oh, madonna santa. Girando un filmino. E guardate un po', un altro. Porco giù. A Wonderland Plaza non ho la più pallida idea dove sia. Controllare la mappa un attimino, devo fare i più vicini. Devo levarmi dalle palle prima i boss. Allora, tecnicamente qua è il più vicino. E sono al piano di sopra. Sono due stronzi, ci viviamo dalle palle. Qua... Minchia, non so quale dovrei fare per prima. Non so se questo è un boss o no. Però mi conviene fare prima questi, raga. Proviamoci almeno. Tanto il tempo c'è. Quindi... Ci se ne frega. Mi preoccupa una cosa. Quello è un... Cioè, mi ha accennato un cecchino. Non ho pistola al momento. Tutte date a quei... Ecco. Sì, prendimi, dai. Sono circa 65 metri. Da qui posso centrare in pieno la sua testa. Posso provare, papà?
Un colpo alla testa da qui è una sciocchezza, Jack. Tu pensi di farcela, Thomas? Ma papà, quello non è uno zombie, è una persona. Thomas! Thomas! Lo facciamo per sopravvivere. Lo sai bene. Usare un'arma per legittima difesa è un sacrosanto diritto di ogni americano, Thomas. Forza, ragazzo, spara. Spara! Sparagli, Thomas! Ho detto spara! Sparagli, Thomas! Ora! Che stai aspettando? Fallo! Ciao. E non uno, non due, ma ben tre. Porco Giuda. Tre psicopatici, fantastico. Potrei usare l'ombrello con me. Antiproiettile. Raga, qua potrebbero darmelo in tutta onestà, perché non ci sono negozi di armi e io mi devo avvicinare a loro. Potrebbe essere un problema. Porco Giuda, che mi ha fatto l'ano. Spero che non lascino granate sti stronzi. Ci mi tocca inseguirli così, ma serio. Oddio mio. Sarà una lunga epopea. Guarda che roba. Che cazzo, come fai a colpirlo? Scusami, cazzo, guarda, guarda. Che cazzata è sta roba? Oh, questo è lento però. Questo è un vecchio di... Questo lo ammazzo. Prendo la sua arma e massacro i figli, che cazzo sono. Hai un bel fegato a cercare di comprare. Vai. Grazie. Ciao Roger, è andato il vostro Roger, eh? Cosa? Vabbè, caga sta roba. Bello preso. Smetti di disturbare la mia caccia. L'altro però. Ma porca troia, altre chiamate? Oh. Scusa, non ho sentito. Puoi ripetere, per favore? Stanno a scherzare. Ok, devo tornare col cibo. Ma porca troia. Pensavo che a papà e a Jack piacesse cacciare. Sì, sì, il cazzo gli piace. Dai. Oddio, ho sbagliato. Condoglianze, gliele ho appena seccate. Forse me lo merito. Ti abbiamo sparato noi per primi. Ecco. Esatto. Dai, andiamo! Potrei portarti in un rifugio. Io... non posso... capisco. Tranquillo, tranquillo. Da, mi spiace, tranquillo. Che cazzo potevo fare? Oddio, magari c'era un modo per salvarlo. Prendi il fucile. Minchia, cosa ammazzo pure lui. Tranquillo, tranquillo. Che ci posso fare, raga? Purtroppo. Potrei ammazzare anche lui, però. Non sono così stronzo. Lui non mi ha sparato, tecnicamente, vi ripeto. Non me ne sono reso conto che non mi ha sparato. Allora, sono fucili di precisione che non me ne faccio un cazzo. Allora, scusa, ma c'è ancora sta roba. Ah no, c'è chi in agguato si riferisce. Aspetta, aspetta, stavo sbagliando. Ma di brutto. C'è un sopravvissuto magari. Non è magari, c'è un sopravvissuto che è qua. Dove è qua dentro? Oh, salve. Sembra essere ancora umano. Che sei ancora... Non vorrei mancarle di rispetto, signore, ma non sembra il momento di darsi all'antiquariato. Dai. Ho già sbagliato. Devo morire, voglio fare. Okay. Penso di meritarmelo. Venerdì una persona in elicottero verrà a prenderci. Venga con noi. Vuoi davvero garantirmi? Sì, veloce però. Meglio che restare qui. Sono troppo vecchio, anche se... dai. Cioè, ma seriamente? Ha davvero intenzione di morire in questo posto? Ne è sicuro? Che palle. Floyd. Dai, Mayweather, muoviti. Sa meglio di me che questa non è vera arte. Mica gli spacco tutto. Provaccia da centro commerciale. O sbaglio?
Queste schifezze non valgono nulla. Dai. Ho prodotto opere d'arte migliori in bagno. Coraggio. Se usciamo vivi da qui potrà tornare in un vero museo. Mi devo provare la katana lì. Allora? Allora? Ma io gli sparo in fronte. Allora? Hai ragione, ragazzo. Forse è vero che voglio. Cristo, molto ci voleva. Andiamo. Allora, ragazzaccio, puoi aiutare questo vecchio ad uscire da qui? No. Dio mio, grazie. Allora, cosa dà questa roba? Ecco. Katana. 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 Glielo do anche a lui. To. Ah, cosa? Me lo devo portare dietro, vabbè, vaffanculo. Me lo porto dietro. Qui c'è sempre così. Io questo lo vorrei ammazzare, ma non è che magari vedendo il vecchio viene. Grazie. Tranquillo. No, non viene. Raga, cazzo ci posso fare. Allora, il vecchio me lo porto dietro. Devo fare una sosta e prendere da mangiare per quell'altro panzone. E poi dobbiamo andare a fare. Cos'è? Vedi, sta cosa di cecchino in agua. Io non capisco. Non capisco perché è ancora attiva come missione, no? Perché è ancora attiva? Cioè, è ancora attiva sta roba. Ho sbagliato io qualcosa? Probabile, ma qui due non mi hanno lasciato scelto. L'unico che è rimasto da salvare sarebbe quello lì, ma... Forse magari tornando in un secondo momento... si riprende e viene con noi, non ne ho la più pallida idea in tutta onestà. No, stavo sbagliando strada. Però, da di fatto che... C'è tanto tempo per questa missione, quindi magari ci torna in un secondo momento. Ve l'ho detto, secondo me si può... Magari si ripiglia. Speriamo, perlomeno. Sì, esatto, avete sentito bene. È ora di celebrare... Devo posare qua un attimo, aspetta zio, perché sennò... Dal 10 del mese prossimo, portate tutta la famiglia a divertirsi... Dio, ma perché? No, affare in culo. Andiamo, vecchio. Non vi faranno dire... Ah! Cazzo, mi è saltato in aria! Finisce sempre così. Sempre così finisce. Madonna. Magari ne so, gli porto una torta. Non me la fa prendere neanche la torta. No, gli porto succo. Dovrebbe tenerlo pieno. Andiamo. Allora. Quindi vado lì. Ho visto qualcosa. Scatta una bella foto, paparazzo. Una foto, aspetta. Veloce però. Ma che foto? Ah, beh. Ah, ho notato una cosa, ragazzi. In basso mi dice sta cosa, vedi? PP. Mi dice quando sono al 100% posso scattare la foto. Solo che molte volte l'ho scattata così a caso. Madonna mia! Ok, andiamo. Raga, ho sbagliato. Ho dato il succo a sto coglione. Porco mondo, perché cazzo me lo sono portato dietro? Guarda, come sa camminare? Oh, fortuna che c'è del cibo. Sa camminare, perché me lo sono trascinato dietro come se non sapesse camminare? Guarda come corre, corre più degli altri, non ho parole. Me lo stavo portando dietro. Ora potrò godermi serenamente il resto della mia vita. Ma vai a fanculo. Tutto grazie a te. E serenamente, dai. Allora. Dov'è? Madonna mia. Che succede qua? Scoperto niente di nuovo qui. Santa Cabeza è una roccaforte del narcotraffico in America Centrale. E lui ritiene che gli zombie siano un effetto collaterale delle droghe. Mi state dicendo che hanno spacciato quelle droghe a Willamette trasformando tutti in zombie? E perché? A cosa servirebbe riportare in vita i morti? Sono terroristi. Le loro azioni non hanno una logica. Ho analizzato la droga in questione e ho comunicato le mie scoperte al governo. Forse è stato questo a provocarli. Loro non volevano essere scoperti. Vi ho detto tutto quello che so. Ora fatemi uscire da qui.
chiamate aiuto e uccidete quei mostri! Ma era per caso la storia questa che ho fatto? Sì, probabilmente. Allora, dov'è Ronald McDonald? Proprio il panzone di Ronald, non è qua. Qua. Oh, grazie, grazie. Grazie, ti ringrazio. Avete visto Ronald? Ma chi è Wayne Blackwell? Ma porco Giuda! Io me ne vado da qui. Vado a cercare da mangiare. Non per fare il guastafeste e scoraggiarti, ma te lo sconsiglio vivamente. Fottiti, idiota, mi hai fregato! Ma avevi detto che qui c'era da mangiare! Guarda, mangiati le persone. Dai, ma che cazzo è quello che è morto? Io non vedo niente. Toh, sono gelato. Ne avevamo sufficienza per sfamare tutti. Che fine ha fatto? Non è abbastanza. Non per vantarmi, ma noi mangiamo il triplo del normale. Gesù. Puoi darci solo un antipasto e poi aspettarti che non moriamo di fame. Certo, se avessi una riserva segreta di provviste sarebbe tutta un'altra storia. Ma che cazzo dici? Finora nessuno si è lamentato delle razioni. Perché non provi a fare un sacrificio anche tu? Dacci un taglio, amico! Sacrificarsi è da sfigati! Io devo mangiare! Magnati sto cazzo! Se avessi saputo di essere destinato a morire di fame, tanto voleva farsi mangiare dagli zombie. Che palle, to! Cibo, cibo, cibo! Io... Bravo, finito? Sei contento? Oh, Dio! Sono grato. Risvolta sventata. Peccato che devo rifare tutto da capo, raga. Perché io vorrei capire dove cazzo era quell'eunuco smidollato che è morto. Dov'era? Com'è che si chiama? Wayne Blackwell? No, non era lui. Cazzo, raga, mi sono incasinato. Devo rifare tutto, ci vorrà del tempo. Merda. A fra poco, raga. Merda. Ok, signori, bentornati. Sono riuscito a... Vabbè che fluido è ancora là in fondo, vabbè, un po' lento. Comunque sia, il tizio... Che cazzo è? È nel negozio di cosmetici, cioè qua. Porca la merda. Ce l'avevo sotto il naso, era anche segnalata. Però l'ho mancata perché l'ho confusa con l'altro. Sei ancora... Cosa è successo ai cecchini? Morti. Non preoccuparti. Ci ho pensato io. Ora nessuno ti sparerà. Qui. Davvero? Andiamo. Dove cazzo va? Diamoci una mossa. Prima che arrivino altri svitati a prendere il posto dei cecchini. Andiamo. Speravo che uno come te venisse a salvarmi. Ora portami via da qui. Oh, minchia. Abbiamo salvato. Il problema principale di tutto ciò è che io ho pochissima vita. Dovrei trovare della vita, della salute. Non ho niente, zero. Zero. E questo è un problema enorme, raga. Enorme. Non c'è una cassa, cioè non c'è tipo neanche una scatola. Niente, non c'è niente. A me la prima cosa che mi tocca mi ammazza. Non trovo una scatola, non trovo nulla, tutto regolare. Cazzo, questo lo devo trasportare, zio. Tranquillo. Ho capito, raga, io non ci posso fare un cazzo. Questo non riesco a farlo venire, non lo scaschio d'ale, non ci posso fare nulla. Ok, andiamo, devo muovermi. Anche perché devo andare anche a fare la quest della tizia, quindi questi li salvo. Con me! Ma perché ci vuole così tanto? Panzone, ma che fai? Guarda! Io non posso perdere tempo così. Guarda come sto perdendo tempo. Guarda! Ma vi pare una cosa normale? Gesù! Guarda! Andiamo! Dai, ma raga. A me va bene tutto, ma cazzo. Un controllino al gioco prima di pubblicarlo. Vedere cosa... Se c'è qualche problemino. Solitamente questi contengono anche cibo. Possono contenere il cibo. Ma non è questo il caso. Minchia. Oh madonna! No vabbè regà, guarda, per accogliere un'arma ho una crisi, Un favore. Ma vai a fanculo, te il favore. Questo andiamo! Lo so perché si è svegliato e mi deve attaccare così. Con me! Con me! Andiamo. Andiamo! Forse, dico forse. Ehi, guarda un po', Frank!
che con sarà me. Sicuramente utile. No, non mi rompere i coglioni, sarà utile un cazzo. E se mi tocca uno di questi sono fottuto, devo colpire, ragazzi. Scusa. Perché c'era una cassa, ricordo, vedi, là in fondo c'erano forse uno o due casse. Le prendo, cioè, provo a vedere se contengono qualcosa che mi può tornare utile. Dio ti ringrazio, zucca. Non è molto, ma è onesta. Oh, madonna. Ecco qua, finito. Fine. Ah, oh, un'altra zucca. Madonna. Guarda il vecchio. Ho bevuto un frullato blu. Con me! Non so cosa fosse, ma ha fatto qualcosa al mio saliva. A qua? Andiamo! Tecnicamente, salvando questi mi dovrebbe dare parecchi punti. E poi ci becchiamo più tardi perché vado a salvare... Cioè, vado a fare la quest della tizia da affrontare, quindi... Oddio, sì, di poco. Con andiamo. Me! E muoviti! Madonna, guardalo, guardalo quanto cazzo è lento. Ok. Ora potrò godermi serenamente il resto della mia vita. E tutto grazie a te. Sparati. Allora, perfetto. Abbiamo più energia, ok, perfetto, 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 tutto alla grande. Ora, vado un attimo dalla tizia, la stecco e poi niente, poi vado a fare il resto. Ecco. La donna si è nascosta in giù, le cose si mettono male. Donna in pericolo, what? Ma questo me l'aveva dato prima? Perché non me lo ricordo per niente, raga. Cazzo, ma era qua? Di nuovo qui devo andare. Vabbè, andiamo lì. Che ci sono appena andato via. Ma avesse chiamato un minuto prima, mi sarei risparmiato tutto ciò. Ecco, dove devo andare? Grandma Skid. Salve, signor. Ehi, tu. Mi daresti una mano? Serve, sì. Aspetta, cazzo, non ho capito. Che cos'è che voleva? No, raga, non ho letto. E madonna! Che dice? Cosa? Che cosa è successo, Rachel? Ecco. Veloce. Secondo piano. Da Forever. Forever. Forse gli zombie l'hanno già uccisa. Ok, vado a vedere. Vado a vedere? Hai detto Forever. Ok, vado a controllare. Forever era sopra. A me in culo, che vuoi? Fermo! Ok, vieni. Veloce però! Guarda, non scatta il coso, cazzo! Perché non me lo fa scattare? Ti muovi a decidere! Ma vai a cagare, vai! Io lo odio, perché si glitcha! Andiamo! Credo che sia glitchato, poi. Non viene, non viene! Forer è sopra! L'ho visto, però non mi ricordo se da che lato era, vabbè. Ma non c'è nessuno qua, ma se ne... Andiamo! Ronald sta andando nel panico. Oddio. Per la scarsità di viveri. Vuole uscire a cercare da mangiare con un gruppo di persone. Torna con un po' di cibo prima che si caccino nei guai. Ma dov'è Forer? Ah, qua. Forer, c'è un altro. Affanculo! Bastardi. Oh, signora! Sono io, aspetta! No, guarda, guarda. Oddio, no, raga, l'ho glitchato. Perché tanto dovevo venire con la stronza, cazzo! Oh, vedi, adesso si è unita a me! Prendi prima, vieni, stronza! Oddio, l'ho persa! Vabbè. Forer. Allora, sopra a destra, però l'ho detto che sta tipo glitchato. Anche uno, è un attimo, è veramente un attimo, mamma mia, oh. Caga. Andiamo, signore. Andiamo! Ho mollato, però. Dai, ma che devi fare i salti per fare due scalini? Io la voglio... Io voglio picchiarla. Sto diventando misogino, eh. Voglio picchiare le donne. No, scherzo. Però dai. Guarda la mia mano come si allunga. Guarda, ma scusa, ma... Che cazzo di mani c'ho? Ciuccio. Ah, no, non è qua. Non è qua, è quello più... Oddio. Ronald sta
Sì, mi succhia il cazzo. No, vattene! Dai! Jolie! Dove sei, Jolie? Baciatevi ora. Grazie. 20.000 ho fatto adesso. Mi dispiace. Non Rachel lì. Oh! Oddio, ho capito. Posso chiedere? Vi porterò alla sala sicura. Raga, devo fare una cosa veloce. Andiamo. Oddio, tu ho due. Bellissimo. Andiamo. Madonna, che bellissima sta cosa. A 2-2 non l'avevo mai fatto. Non possiamo neanche fosse fattibile, stronze. Cazzo. Andiamo 2-2-2. Ui. Tanto si attaccano a me al massimo. Ui. Ok. Dai, la maledizione. Devo fare il cibo con lo stronzo. Una volta che lo placo, vado a fare la quest. Venite. Perché vado a far crearmi un harem. Dai, vai. Venite il mio harem. Ok. Grazie. Ora dobbiamo solo aspettare i soccorsi, vero? Sono io il soccorso, signore. Ok, vado a dare il cibo a quel cretino di merda. Così si scongiura la rivolta. Dov'è? Cazzo, voglio la rivolta. Qua. No, non è qua. Cibo. Ok. Dai. Dimmi che è fatta. Ok, perfetto. Sventato. Ti ringrazio. Ti devo un favore. Vai a cagare. Te il favore. Faccio un salvataggio. Qua. Anche se onestamente non è che. Vabbè, vediamo. Lo faccio per sicurezza. Comunque, torno. Devo fare l'altra quest. Ah, giusto per curiosità, ma allora. L'orgoglio del fotografo ci vuole un casino per farlo. Possiamo fare al di sopra della legge. Poco più avanti qua. Ma non so se riusciamo a raggiungerlo. O ci conviene passare di qui. Non ho idea. Però in realtà, se io faccio questa, poi scendendo qua. Arrivo qua. Ok, qua ci dovrebbe essere la quest. Della tipa a cagare, però. La tipa al di sopra della legge, questa roba qua. Qua dovrebbe essere. Okay, ma che cazzo di giro mi sto facendo anche io, dai. Merda. Wow. Nick, quanti punti posso fare? Aspetta, io voglio fare i punti. Perché non mi fa fare i punti? Grande. Ma io in che modo devo aiutarla? Sono stupida. Oddio, ma come sono finiti lì sopra? Grazie. Altri punti in corso, ok. Merda. Ah, dai! Mi dica come dovrei fare aiutarle. Oh madonna, ma volete scendere? Oh. Bel volo, amico. Stai bene? Tutto bene. Portami. Dovete portare come? Andiamo, devo tirare giù la tua cretina. Ce la fai? Sta bene. Oh, prendi per. Oh madonna mia, raga. Che devo fare? Devo dare un'arma allora. Allora, io non so se quello che sto Andiamo. Per beccare è un nemico, un boss o qualcosa del genere, perché qua. Spero di no, perché se appunto semplicemente un civile, tanta roba, la porto al rifugio, buonanotte. Oddio, ma Andiamo. Sono tante! Guarda che roba, guarda quanti sono! No, raga, oddio no! Oddio no! Che cosa abbiamo qui? Fatto una cazzata. A quanto pare hai adescato un altro uomo, stronzetta. No, io non... Io...
Aiutami, ti prego. Vediamo fino a che punto sei spudorata, piccola schifosa. Di ciao al mio amichetto. No, non di nuovo. Aiuto! Agente. Agente, posso parlarle un attimo? Senta, cosa ha fatto quella donna? Non le sembra di... Io di quella fogna! Se provi a immischiarti negli affari ufficiali della polizia, sistemerò te prima ancora di lei! Ma com'è sta questa qui? Oddio, era tosta questa, non mi ricordo per niente. Fammi colpire. Au! Aspetta. Panzola. Oddio, stronzata, sto facendo. Bravo, quello la colpisce grande. Ah! Oddio, mi sono bloccato. Pianta di merda. Oddio. Ma colpiscono anche me sti scemi. Oh. Oh, il fucile da cecchino da tanta roba, i danni li fa, Fa male. Osso. Che male. Sto per morire. Guarda lui. Non posso credere che un coglione come te mi abbia fatto fuori. Perché non la portiamo al rifugio? Cioè, ci possono banchettare per un bel po' con lei, eh. Non si lamenteranno del cibo per un bel pezzo. Converrebbe portarla al rifugio, solo che non abbiamo un muletto sotto carico. È difficile da trasportare senza un muletto. Vabbè. Vabbè, raga. Oh mio Dio, sì. Cazzo, guarda quanti sono, ma tu sei serio? Tutti quelli. Me la sono vista. Tutto bene? Che vuole sta gatta? Cosa vuoi, Miccia? Tutto bene? No, amico, non vi ha salvato. Aveva già ucciso altre ragazze. Oh, grazie, l'ho capito, aveva ucciso altre ragazze. Spero che il suo culo bruci. Tutto bene? Aveva già ucciso altre ragazze. Oh, davvero? Ma per caso avevo già ucciso altre ragazze, cazzo? Tradito ormai. Oddio, guarda. Con me. Sto cercando il club, il mimoso del mattino. Dai, andiamo che mi daranno un casino di punti se vi porto tutti. Andiamo, scemi. Madonna. Oh, ma sempre! Subito! Subito! Andiamo, madonna mia. Oddio, mi sono ricordato adesso dove mi trovo. Come cazzo faccio a tornare indietro? Dovrei passare... Mi conviene passare più per il parco, guarda. Perché passare dal Fresca Plaza è un casino. Guarda che roba. Dai, muovetevi! Ce la fate, cazzo. Raga. Food court. Andiamo. Guarda quanto sono lenti! Ma dobbiamo comunicarvi che il cribbio. Andiamo! Ci siamo tutti, dai! Un cazzo di sforzo fate! Guardate la missione principale come è ridotta. Porca. Allora, aspetta. No, non posso portarli da lì. Mi conviene uscire di qua e tagliare. Perché se passo di qua è pieno di zombie e non rimango fermo ogni 2x3. Quindi non mi conviene. Con me! Ma dai, ma perché siete così lenti, cazzo? Con me! Guarda che roba. Dai. Non fu lo passare di qua è una tragedia. Con me! Guardali! Cioè, si inciampano l'un l'altro. Io sono senza parole. Andiamo! Non posso prenderli tutti per mano, ci sono due mani. Che ne prendo da 3 a 3. E che cavolo.
C'è il gatto che vuole attenzioni, ma non posso darle attenzioni adesso, ciccia. Vai a guardare Andiamo! fuori dalla finestra. Non ho capito se sono bloccati o cosa, ma... Dai! Cazzo, guarda, li Se sono... trovi qualcuno che ha difficoltà a muoversi, dovresti dargli una mano. Non me ne frega un cazzo, non avete difficoltà a muovervi, siete solo dei coglioni, ecco. Questa è la nuda e cruda verità. Guardali là in fondo, io non ci credo! Guarda come sono lenti! Guarda come sono lenti! Cazzo! Cioè, ma questi devo prendere per mano. Orco Giuda. Datemi le vostre mani, bastarde. Oh, vaffanculo, andiamo! Andiamo! Ne ho preso due a caso, vabbè, non erano quello che desideravo. Jeanette. Questa ha preso il vino, pensa. Andiamo! Oh, Gesù Maria. Ce la Andiamo! facciamo? No, guarda che roba, si riescono a bloccare ovunque, guardali! Ma c'è cazzo da fare? Con me! Che palle però! Kai del cazzo, dai, ma che ci vuole? Muoviti! Con me! Andiamo! Guarda, guarda! Ah, bravo, no, l'ha calciato, ma tu l'hai Andiamo! fatto, dai, muoviti! Andiamo! Dai, stupidi! Guarda, si è quasi fatta, vi prego, è quasi fatta. Cazzo. Ma come soffro? Andiamo! Non so cosa combina, si sembra che si inciampano l'un l'altro e si fanno male. Non lo so cosa cazzo stanno combinando. Il fatto che... Sì, ok, ce la posso fare. Con me! Dovrei potercela fare, easy. Come sempre sono sti stronzi che mi preoccupano. Porca miseria! Questi mi preoccupano perché si fanno saltare in aria solitamente, quindi per quello mi preoccupano. Oh! Andiamo! Ci siete tutti? Santo cielo! C'è... Oh, guarda, oh, grazie mille, gentilissimo. Andiamo! Andiamo. Andiamo! Andiamo. Con me! Con me! Dai, cretini! Aiuto! Guardali, guardali! Oddio, che ho combinato! Vai, Andiamo! dai! Vai! Mi hanno portato parecchi in un colpo, eh! Incredibile, guarda come si... Tre... Sono Sei! davvero Ma esausta. va, sì, sono tanti, eh! Dio grazie! Ora, devo tornare indietro! Fai vedere una cosa... Ok, perfetto! Devo solo andare a fare quella principale... Oddio, ce l'ho fatta! Sì, cretino! Vai a cagare! Sono qua! Oddio, ho salvata. Sì. Ti hanno morsa? No, è stato Carlito. Ho cercato di convincerlo, ma non vuole venire. T'ha massacrato di botte. Non si fida di nessuno. Ti ha sparato? Non voleva. Ah, no. L'ho sconvolto. Non so cos'altro farà. Ehi! Merda!
Caso 5-1. Cioè, è iniziato già l'altro. Isabella! Chi è che ha detto Isabella? Mi dispiace. È anche un bello. Non volevo spararti. Ah no? E invece ti ho fatto del male. Ti prego. Perdonami. Fatto, perdonato. Oh, madò, perché si lascia sempre su di me? Oh! Puoi sentirmi, Isabella? Mi spiace. Mi sta sparando. Ah, beh, un poliziotto sta sparando. Lo sai. Che hai ragione. Parla a quello là. Ciao. Vaffanculo. Non credo di doverlo affrontare, no? Sta qua la vado a portare su. Guardate il senso. Cioè, io non ci credo che hanno lasciato gli stessi glitch. Perché un ragazzo fra i commenti mi ha detto che c'era questo glitch che praticamente li resuscitava sti stronzi, no? Ma mi pare normale una cosa del genere? Cioè, l'hanno lasciato identico. Una piccola correzione, lo stai prendendo a 59 euro sto cazzo di gioco. Almeno fai le correzioni dovute. Non è un glitch divertente questo. Perché mi mette in difficoltà con a salvare i sopravvissuti. Cioè, non è normale sta cosa, dai. Guarda, va, sta già arrivando. Credo di riuscire ad arrivare in tempo. Però me ne devo liberare anche dopo. E se no, se devo usare questo passaggio, come faccio? Che due palle. Dai, dai, dai. Oddio, ho sbagliato. L'ho buttato a terra, roba. Andiamo, woman. Aspetta, secondo me, quanti ne ho salvato? Oh, ma ne ho salvato parecchi. Ne mancano tre. Sì, no, beh, sì, vabbè, ne mancano ancora. Lasciamo stare. Allora, chissà se faranno la remaster del 2. Chissà quanto. Sono curioso di sapere quanto gli ci è voluto per fare questa del remaster. Sono molto curioso. Chissà quanto gli ci è voluto davvero. Perché diciamo che è sbucata così. Da un giorno all'altro è sbucata. È stata annunciata e poi è stata pubblicata molto velocemente. Lei chi è? È ferita? Sì. Lei è la sorella del cattivo. Il cattivo? Il colpevole di tutto? Esatto. Quello stronzo di suo fratello ha provocato l'invasione. La sorella? Ma che cazzo succede qui? Forse c'entra qualcosa con il messaggio di prima. Per il momento ne so quanto te, ok? Ma di certo è stato lui a spararle. E per la cronaca, è lo stesso tipo che ha sparato a te. Risvolti inaspettati. Che cosa vuole? Qual è il suo scopo? Non lo so. Ma il suo piano non è finito per lei. Non ancora. Va bene. Adesso è in custodia del DHS. Quando si sveglia parleremo. Caso 5-2. Oh Cristo. Vabbè, c'è tempo per quello. Ragazzi, io termino qua quest'altro let's playone. Supportatelo. Noi ci vediamo con la prossima parte. Spero che anche questa sia stata di vostro gradimento. E ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.